Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci, ben ritrovati. Apriamo partendo da Giardini Naxos, dove da 3 giorni continua a mancare la luce nel quartiere San Giovanni. Ovviamente sono tanti i disagi e i disservizi per la cittadinanza, grandi difficoltà per le piccole imprese e i disabili. Sentiamo Mauro Romano. Francesca Alessio della pasticceria Sindona, la dolceria. Un problema molto importante che sta imperversando in tutto il territorio, ma qui nel quartiere San Giovanni di Giardini Naxos ha assunto delle proporzioni veramente difficili. Ecco, cosa è successo, signora? Da 3 giorni, tutte le mattine prepariamo i gelati, le granite e da 3 giorni, puntualmente, come finiamo, manca la luce e si scioglie tutto, dobbiamo buttarli. Ricominciamo di nuovo il secondo giorno. La stessa identica cosa, ieri è mancata la luce dall'1:30 fino alle 4 di stamattina. Non vi dico i danni che mi hanno fatto. Ieri sera avevo un sacco di ordinazioni che ho dovuto rimandare e un sacco di cose buttare, cose a lievitare che sono stralievitate e sono andate a finire alla spazzatura. Oggi ricominciamo da capo. Mio marito aveva appena iniziato a fare i gelati, le granite e ora è mancata di nuovo la luce. Quando arriverà non si sa, ma non è solo il mio problema, il problema è anche di persone qui vicino che hanno delle persone disabili al 100% che hanno problemi di respirazione, che non riescono a respirare con questo caldo. Mancando l'aria condizionata hanno dei problemi gravi, stanotte si sono sentiti male, quindi non è solo un problema mio, materiale, di soldi, ma sono anche problemi di salute che abbiamo nella zona. Telefoniamo, nessuno risponde, nessuno ci dà delle notizie, ma da 3 giorni la situazione è sempre identica, non cambia. Che dobbiamo fare? A chi ci dobbiamo rivolgere? A Messina invece i carabinieri hanno tratto in arresto un giovane il quale non si era fermato all'alt intimatogli dai militari dell'arma e quindi fuggito via a bordo di un'auto che stava guidando senza patente. Durante un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Messina Giostra hanno arrestato in flagranza di reato un giovane messinese già noto alle forze dell'ordine per resistenza a pubblico ufficiale. Durante il controllo sulla via panoramica dello stretto, i militari dell'arma hanno intimato l'alt a un'utilitaria che stava viaggiando a velocità elevata in direzione del centro città. Invece di rallentare e fermarsi, il conducente ha cercato di sfuggire alle forze dell'ordine, mettendo in pericolo l'incolumità dei carabinieri preposti al controllo e degli altri automobilisti e pedoni presenti sulla strada. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei militari e all'intervento delle altre pattuglie nelle zone vicine, allertate dalla centrale operativa, il fuggitivo è stato rintracciato. L'uomo ha abbandonato l'auto nei pressi di una chiesa e ha cercato di continuare la fuga a piedi, ma è stato inseguito e bloccato dai carabinieri. Successivamente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Durante gli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva guidato l'auto senza possedere la patente, in quanto non l'aveva mai conseguita ed era già recidivo nel biennio precedente. Inoltre, l'utilitaria su cui viaggiava non era coperta da assicurazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione. La misura è stata presa per garantire la sua presenza durante il procedimento giudiziario. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di eventi, di spettacolo, in questo caso Una ragazza per il cinema, il celebre concorso nazionale di bellezza e talento. Proseguono le selezioni in tutta Italia, ce ne parla Lucio Di Mauro. Già iniziate le selezioni in tutta Italia della 35esima edizione del concorso nazionale di bellezza e talento Una ragazza per il cinema, in vista dell'attesissima finale nazionale che si svolgerà in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina, domenica 10 settembre 2023, organizzata dai patron Antonio Lopresti e Daniela Eramo. Questi sono, diciamo, gli ultimi step di luglio, poi ci saranno tutte le finali regionali in agosto e poi chiaramente ci prepariamo per arrivare il 6 settembre all'Hotel Capo del Greco, al Resort, che ormai da 18 anni ci ospita con tutta la carovana.
tante sorprese, ve ne svelo una che è quella di cui abbiamo lavorato tanto e ci siamo riusciti. Abbiamo scelto l'icona del cinema italiano, un'attrice come Ornella Muti che poteva mancare nel decoro del Teatro Antico di Taormina a coronare la vincitrice. Al Parco Commerciale Le Zagare domenica scorsa, grande spettacolo in programma tra una sfilata e l'altra in cui le concorrenti si sono contesi l'accesso al palcoscenico del Teatro Antico di Taormina per la finale nazionale, anche momenti di spettacolo. Il noto comico Carmelo Caccamo e il suo esilarante personaggio, la signora Santina. Non sono mancati momenti di danza con l'Accademia di Danza I Have a Dream di Elisa Percorla. Allora, le mie emozioni sono uniche, sono passata alla finale appunto regionale e ho partecipato anche l'anno scorso già a questo concorso, ma ripartecipare di nuovo quest'anno, soprattutto alla prima tappa e vincere sempre la fascia, sono comunque emozioni uniche, perché sono sempre soddisfazioni anche personali che ti aiutano davvero. In questa seconda tappa si sono classificati che vanno direttamente nel finale regionale Arianna D'Amore, 19 anni di Acireale, Gaia Frisciotti, 19 anni di Catania, Gaia Di Giorgio, 17 anni di Siracusa, Esther Todaro, 19 anni di Mister Bianco e Asia Daidone, 18 anni Palermo. Invece Martina Spampinato ha avuto la fascia Zagre. E per concludere invece la prima classificata è stata Lorena Luca, 16 anni, di Giarre, che va direttamente in finale nazionale a Taormina. A condurre la serata è stata la coppia ormai collaudata Cristiano Di Stefano e Naomi Moschitta. Ogni anno quando iniziano le selezioni è stranissimo, come abbia sempre la stessa sensazione dello stomaco, le farfalle, come se calcasse il palco per la prima volta. Poi non importa l'esperienza che uno fa durante l'anno, per me questo palco ha un'importanza che è diversa, e porta con sé ricordi di quel 7 settembre del 2018 quando divenni la 28, non mi ricordo quale numero di Miss della storia di una ragazza per il cinema. E da quel momento un po' la mia vita è cambiata, nel senso che poi ho studiato a Roma recitazione, ho avuto l'opportunità di vincere due borse di studio, non una, perché l'anno in cui vinsi mi diedero la borsa di studio della vincitrice, poi l'anno successivo entrò un'altra scuola a far parte del gruppo Una ragazza per il cinema e mi diede un'altra borsa di studio, quindi 3 anni praticamente di formazione che mi sono servita anche nel mio lavoro in TV da noi qui in Sicilia, quindi che consiglio do alle ragazze di venire qui preparate, è una cosa che ti dico la verità, negli anni non tutte colgono, però secondo me nel momento in cui si viene a Una ragazza per il cinema non è che stiamo leggendo Miss Polpetta, Miss Arancino con i piedi, capito? Quindi oltre all'avvenenza fisica, oltre al volersi mettere in mostra da un punto di vista estetico, vogliamo che le ragazze portino qui un minimo dei loro talenti, che non sempre hanno a che fare magari con la recitazione, che non sempre hanno a che fare con la conduzione, per carità ben venga se questo avviene, ma anche la danza, il canto, ci sono state delle miss di Una ragazza per il cinema che avevano altri talenti come il ballo e la danza, vogliamo vedere qui personalità, che sia personalità artistica, personalità e anche gli intellettuali, ci sono un sacco di ragazze che vengono dottorande in medicina, roba pazzesca, va bene pure, va bene il talento, noi vogliamo il talento. Parliamo adesso del potenziamento effettuato da Trenitalia delle corse da Punta Raisi a Palermo. Dunque una buona notizia non soltanto per i tanti turisti che affollano la Sicilia in questo periodo. Soddisfatto l'assessore regionale Aricò. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Siamo soddisfatti che sia stata accolta la richiesta del governo regionale di potenziare le corse lungo il passante Punta Raisi Palermo Centrale da e verso Isola delle Femmine, località turistico-balneare del palermitano particolarmente popolata e frequentata in questa stagione. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò commentando l'incremento delle corse operate da Trenitalia. Si va così incontro, ha aggiunto l'assessore, non solo alle esigenze dei turisti italiani e stranieri, ma anche dei viaggiatori pendolari in vacanza che si spostano quotidianamente per motivi di lavoro e non solo da e verso Palermo. Da oggi, lunedì 24 luglio, e fino al 9 settembre ci saranno 16 treni in più, 8 in andata e 8 in ritorno fra Palermo e Punta Raisi, che effettueranno la fermata straordinaria a Isola delle Femmine, in aggiunta all'attuale offerta commerciale di Trenitalia.
Questo incremento, ha affermato ancora Arico, si aggiunge agli altri interventi infrastrutturali, fra cui il recente raddoppio della tratta Notar Bartolo-San Lorenzo Colli, con contestuale nuovo terzo marciapiede della stazione Notar Bartolo, infrastruttura che completa così il raddoppio sino all'aeroporto Falcone Borsellino, rendendo disponibile un binario per ogni senso di marcia. Tutto ciò nell'ottica di garantire una migliore fruizione e accessibilità al servizio ferroviario per gli utenti, in relazione anche alle future attivazioni lungo la tratta delle fermate Belgio e Lazio. Tempo di presentazioni in casa Catania, parliamo ovviamente di calcio e di calciomercato, con il club rossazzurro che ha presentato gli ultimi rinforzi, ovvero il centrocampista Zammarini e l'attaccante Bocic. E allora sentiamo le loro dichiarazioni da nuovi giocatori del Catania. Sono molto contento di essere arrivato a Catania, ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e adesso comunque tocca a me a ripagare questa fiducia in campo. Penso che la storia del Catania parla da sé e quando mi è arrivata l'offerta di venire a Catania non ci ho pensato un secondo, ho accettato subito e sono molto contento di essere qua. Iuri ce l'ho avuto, è stata la mia prima esperienza tra i professionisti a Mantova e quindi è stato lui a farmi fare l'esordio nei professionisti e lo ringrazio ancora molto perché è stato molto importante per la mia crescita. È stata una stagione molto positiva per me, avendo fatto i primi 6 mesi a Pisa e poi a Pordenone dove ho raggiunto la promozione, poi anche i miei scompagni a Pisa hanno vinto il campionato, quindi poi ho vinto anche la Supercoppa, quindi è stata una stagione molto positiva. Ho conosciuto molto bene, essendo in hotel con me, Rocca e Ladinetti. Rocca ci ha giocato contro l'anno scorso a Novara, è un ottimo centrocampista. E gli altri li conosco poco, sinceramente. Ladinetti ho visto qualche video magari che ha messo e penso comunque che siamo tutti centrocampisti forti che possiamo giocare insieme. Sono contentissimo di essere qua a Catania, in una società importantissima, con una storia importante, dove sono passati grandi giocatori, allenatori e soprattutto da non dimenticare la tifoseria, le persone che vanno a vedere le partite e tifano per la propria squadra, è una cosa importante e non vedo l'ora di iniziare il campionato. L'importante è che io sono qua, perché l'ho voluto, mi hanno voluto fortemente, ma la cosa più importante è che io volevo venire qua, perché ci tengo e volevo dire ai tifosi che suderò la maglia, è una promessa questo e non voglio dire altro perché dovremmo dimostrare in campo i fatti. Mi piace il dribbling, l'uno contro uno lo cerco spesso, posso dire di essere abbastanza veloce, E niente di particolare. La cosa più importante che voglio specificare è che voglio dimostrarlo in campo e non a parole. Chiudiamo parlando di un evento in programma il 30 luglio nello splendido borgo di Castelmola. Mauro Romano ha intervistato proprio il sindaco di Castelmola, Orlando Russo. Sentiamo le sue parole. Siamo col sindaco di Castelmola, Orlando Russo. Il 30 luglio una bella manifestazione che si svolgerà a Castelmola. Di che cosa si tratta, sindaco? Intanto diciamo che è una delle manifestazioni che coinvolgiamo le strutture o gli operatori siciliani. Ci saranno quasi tutte le cantine della provincia di Messina e Catania che esporranno i propri prodotti e porteranno l'assaggio. Non hanno un interesse di vendita, hanno un interesse di veicolare quelli che sono i prodotti siciliani e in particolare i prodotti delle cantine siciliane della nostra provincia, Catania e Messina. Quando inizierà la manifestazione? Inizierà alle 18 per finire alle 24. Quindi grande attesa anche dal punto di vista turistico per questa iniziativa del gusto. Ormai è il terzo anno, ogni anno è stato sempre un crescendomo delle cose. Siamo convinti che quest'anno sarà un ulteriore crescendomo di quella che è la manifestazione. Ci fermiamo qui, per il momento è tutto, ma l'appuntamento è a più tardi per una nuova edizione di Spazio Notizia. A dopo.